Veniamo quindi al secondo intervento, che è quello del dottor Pierluigi Zarda, dottorando di ricerca in scienze giuridiche, indirizzo diritto penale, Università di Foggia. Il dottor Zarda ci intratterrà su questo tema, interdittive antimafia, la polisemia preventiva e i profili critici in rapporto alle prerogative penali e le norme costituzionali della libera iniziativa economica. Prego. Grazie Presidente per la parola, grazie alla professoressa Cangelli per questa splendida opportunità per aver organizzato questo convegno insieme al collega il dottor Felice Montese. E risulta difficile prendere la parola in questo momento dopo le splendide riflessioni del Presidente Michele Vaia, del professor Longo, perché il mio tema è un tema che è stato da loro già analizzato in maniera molto particolare e diciamo che presenta delle difficoltà ormai note allo studio, a chi si approccia allo studio di questa disciplina. E la via che io vorrei percorrere per una deformazione ovviamente è legata al mio percorso di ricerca in quella del risvolto tipicamente penale delle interdittive antimafia. Devo condividere l'idea dell'avvocato Falcone quando si fa riferimento agli enti del criterio, perché il mio ragionamento serve in realtà sfocia in questa dimensione, cioè da un lato la compatibilità dell'interdittiva antimafia con i criteri enti e poi conseguentemente tutto il discorso legato all'albedo maso. E quindi bisognerebbe in un certo senso anche per una questione magari di indirizzo formazione, cercare di orientare le interdittive antimafie di attrarre verso il perimetro delle cosiddette garanzie penalistiche. E da qui partiamo quindi da quello che ho presupposto, quindi sulla natura stessa, e partiamo dalle cosiddette misure di prevenzione patrimoniali, che come ben sappiamo ormai rappresentano la più grande estensione del binomio prevenzione-repressione, quindi un aspetto legato a questo doppio grado legalità, e ormai costituiscono appunto un tratto saliente, un tratto permanente dell'intero ordinamento, quindi ispirato a modelli sanzionatori che sembrerebbero per un certo verso collegati a quelli che sono i principali dogmi riconosciuti all'uomo e quindi alle garanzie processuali, sebbene in realtà questi si caratterizzano per un apparato coercitivo che è predeterminato, come già prima analizzato, su una logica del sospetto che a un certo punto sembra ridursi a una vera e propria deroga degli stessi dogmi di garanzia, tanto contenuti nella Costituzione quanto nel diritto convenzionale. E quindi l'aspetto che emerge è proprio questa, la finalità dell'interdittiva antimafia. Quando si parla di interdittiva antimafia si parla di una legalità preventiva, si parla di criminalità organizzata che ormai ha mutato senza alcun dubbio la propria struttura, le proprie prerogative criminali, quindi le progettualità criminali, costituendo nuove dinamiche che riescono e appunto incidono sull'economia legale. E quindi si basa appunto su quello che è un rapporto, un doppio binario, potremmo chiamare, un binario che si pone a cavaliere tra il diritto amministrativo parlamentare e il diritto penale della prevenzione. E qui il riferimento doveroso a quello che è l'interdittiva di cui l'articolo 84, comma 4, lettera D, che sono un po' quelle più problematiche, le interdittive cosiddette generiche, dove si fa riferimento a questi famosi delitti spigliati. Ma quali sono in realtà questi delitti spigliati? Questa è di fattispecie di concussione, di corruzione, alla turbata libertà degli incanti, ma anche a ogni determinazione, si va che modifica le strutture. Quindi scissioni, fusioni, ciò comunque che in un certo senso fa emergere quello che è un deficit strutturale congenito delle stesse interdittive antimafia, perché appunto non rispettano quello che secondo noi dovrebbe essere il cosiddetto arbitro della determinatezza.
Da qui poi tutta una problematica molto, molto particolare, che è quella che appunto caratterizza la struttura delle misure di prevenzione, cioè la circoscrizione del pericolo di infiltrazione mafiosa legata a chi ha un soggetto che viene ritenuto apiristicamente pericoloso. E si basa, come ha ben evidenziato l'avvocato Paira, su questa cosiddetta presunzione, su questa teoria del sospetto. Quindi su elementi indizianti, lo dice l'articolo 84 al comma 4, è un'analisi ovviamente letterale che già dal suo primo momento ci fa intendere di quale sia appunto la difficoltà della struttura dell'intera normativa. Sono desunte e quindi un riferimento a quello che è cosiddetto, i cosiddetti elementi indiziali. Da qui però, ecco, che emerge qual è il cosiddetto confine di legittimità delle stesse. Nel contempo, infatti, l'istituto delle misure degli interventi antimafia presenta nella sua stessa e nella sua medesima potenzialità preventiva il proprio limite, sino ad essere causa per l'appunto di una irrazionale, ingiustificata, rigida compressione dei canoni costituzionali e convenzionali proprio per una cosiddetta elevatissima affinità. In realtà, e qui giungiamo poi a quella che è un po' la questione di fondo che muove un po' questa riflessione, che è appunto quella della natura stessa dell'interventiva antimafia e quindi a quello che può essere ricollegato come un sistema inizialmente di marca puramente penale, che si è appunto trasformato, non è vero e proprio, una sorta di esecuzione della natura afflittiva delle stesse misure di prevenzione, appunto da arrivare a quello che noi potremmo definire una vera e propria fuga dal diritto penale e dalle sue sanzioni. Ciò determina quindi quello che è il problema della competenza del prefetto, quale autorità, e quindi conseguentemente della disposizione della misura interventiva. E quindi una misura che, come ben sappiamo, propina un sistema di neutralizzazione della pericolosità della resa nel caso delle misure patrimoniali o del soggetto per quelle personali. E allora arriviamo appunto alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale del 2020, numero 57, che ha provveduto per certi versi ad uniformare quelle che erano le garanzie previste per il diritto penale delle sanzioni amministrative, ribadendo in più occasioni che la dimensione delle stesse misure appunto trovano sostegno nella necessità di circoscrivere questa presunta pericolosità e non già un provvedimento di carattere afflittivo. E l'altro problema che poi viene appunto sottolineato invece dal Consiglio di Stato del 2018, poi diciamo quel riferimento giurisprudenziale primigenio, quindi alla base di tutta la definizione dell'interdittiva antimafia, che invece riconosce una peculiare figura, una peculiare funzione puramente preventiva delle stesse. E quindi la domanda è questa: è vero che l'interdittiva antimafia limita i diritti costituzionali, o sono soltanto sono diritti costituzionali in generale, oppure sono afferenti esclusivamente alla disciplina penalistica? Sono principi costituzionali in generale. È appunto quella che noi più volte, come esempio il professor Amarelli, numerose circostanze definito un vero e proprio ergastolo imprenditoriale. Mi è capitato, riferendomi a quello che giustamente ha detto l'avvocato Paira, il problema di un'azienda che si è trovata in una, diciamo, interdittiva antimafia, perché c'erano una sorta, ecco, di problemi personali tra un funzionario e la proprietà di questa azienda, nota azienda pugliese, tra l'altro salentina, dove ha avuto una vera e propria minaccia di questa persona. A un certo punto minacciava la proprietà, dicendo: ci rivedremo presto in azienda. Guarda caso, dopo due mesi è arrivata questa famigerata interdittiva antimafia, che ovviamente, trattandosi di un'azienda che si impiegava, si impegnava nel settore delle infrastrutture, praticamente finita, perché è inutile parlare, quando arrivano questi provvedimenti, soprattutto con aziende che lavorano con consorzi come RFI o quant'altro, ovviamente è inutile dire che non ci può essere una conversione della stessa. E dunque arriviamo a quello che è appunto il problema legato agli enti, cioè l'interpretazione, in questo caso, dell'interdittiva antimafia secondo gli enti. E quello che diceva bene l'avvocato Falcone, è giusto considerare ciò, perché bene è il grado di afflittività della sanzione, ma non bisogna mai dimenticare quello che è la stessa sentenza 8 del 1984 affermava
sì, è vero analizzare il grado di affettività, ma non bisogna mai dimenticarsi della funzione. Quindi bisogna ricollegare, bisogna comprendere quale sia effettivamente la funzione svolta dalla misura, in questo caso interpretativa, per poter poi giungere appunto a definire se la stessa possa essere attratta o meno nella sfera di competenza delle criminali discipline. E quindi, per un certo verso, qui in risposta a questa definizione, appunto, giunge quella che era una nozione della Corte Costituzionale del 2020-57, dove fa riferimento appunto alla parificazione degli istituti, appunto, degli statuti caratteristici delle pene e delle sanzioni amministrative proprio per la loro omogeneità teleologica. Certo, è chiaro che questa visione contrasta, come abbiamo visto, con la giurisprudenza ormai consolidata in materia. E d'altra parte, però, bisogna soffermarsi su quella che era De Tommaso, che incide molto la famosa sentenza di Tommaso, su quelle che erano talune misure di prevenzione in particolare di competenza per questo, e conseguentemente appunto adeguare quella che è stata la giurisprudenza della Corte De Tommaso, della Corte sulla questione De Tommaso, alle misure interdittive antimafia. Che significa? Significa andare a scavare, a individuare dei problemi prettamente interpretativi che dipendono da una visione appunto testuale, letterale. E quindi quello che è il problema dell'onesse vivere, e quindi questa indeterminatezza della fattispecie, quindi in questo caso della misura, incide sostanzialmente sulla natura stessa dell'intero istituto, cosa che si verifica effettivamente anche per le stesse interdittive antimafia. E quindi per tutto il discorso legato alla compatibilità delle stesse con la CEI, delle stesse appunto interdittive antimafia generiche, una carenza di precisione e determinatezza nella struttura e sui stessi presupposti che la costituiscono. E quindi basta fare riferimento alla parte in cui appunto rinvia ai cosiddetti accertamenti disposti dal prefetto. Sì, quali accertamenti? C'è un limite alla discrezionalità del prefetto. Il prefetto è ormai diventato un giudice, e quindi siamo al di fuori di qualsiasi criterio e parametro che confonde ovviamente quella che in realtà è la struttura del nostro ordinamento. Da ultimo, è assolutamente importante valutare questo pericolo, questo rischio di infiltrazione, questo grado di pervasività su un giudizio concreto, basato su un accertamento effettivo. Addirittura, non dimentichiamo mai, l'articolo 91 al comma 6 fa riferimento a sentenze non ancora definitive, quindi eludono totalmente qualsiasi criterio fondante su cui si basa il nostro ordinamento dal punto di vista delle sue garanzie processuali, ovviamente sostanziali. Non si può quindi tralasciare che per un ordinamento ormai univoco la limitazione dei diritti fondamentali dovrebbe essere prevedibile e agganciata conseguentemente, lo si ribadisce, ad elementi predeterminati, concreti e consistenti, che oltre appunto a quello che è una garanzia che ora è stato soltanto in questo da poco appunto con il decreto legge 152 del 2021 inserito, che è appunto il contratto. Quindi anche qui si vede l'intervento, la mano della giurisprudenza, in questo caso del Consiglio di Stato, dove appunto si intende per un certo verso intervenire sulle stesse interdittive antimafia, essendo si riscontra appunto che ormai vi fossero dei deficit conclamati, e quindi può incentivare il legislatore a intervenire in questo decreto legge. Nella parte in cui appunto si dice che è vero, l'interdittiva antimafia rappresenta una pietra angolare del sistema normativo antimafia, ma non può essere assimilato a un diritto della parola. E proprio per questo motivo, e appunto concludo, giungo rapidamente alle conclusioni su questo punto, è indispensabile considerare, concepire l'interdittiva antimafia sotto un'altra prospettiva. Quella che è un po' la prospettiva che noi ereditiamo dal sistema penalistico, cioè l'interdittiva antimafia, specificamente quella generica, quindi il comma 4, come estrema razio, favorire maggiormente altre forme, altre misure come l'amministrazione, il controllo giudiziario, implementare il sistema delle banche dati, implementare appunto l'attività di prevenzione nel senso appunto in vero, concreto, al fine di evitare che determinate
misure possano in realtà tacciare come formalmente amministrative, nasconde dei risvolti di natura penale, quindi limitanti non soltanto le garanzie appunto processuali, sostanziali del diritto che è riconosciute dal diritto penale, ma però appunto tutte le altre garanzie come un processo, il diritto di difesa. Sotto questo punto di vista quindi è auspicabile una rivisitazione dell'intero sistema degli interventi antimafia, soprattutto quella generica, del suo appunto livello di indeterminatezza, anche dal punto di vista, qualora ne fosse eventualmente bisogno, anche eliminando totalmente questa determinata misura, che appunto presenta delle gravi difficoltà applicative, e un po' ecco riprendendo una citazione biblica, no? Se l'amante di scandalo getta nella genna, è quello che un po' si dovrebbe fare sotto alcuni punti di vista quando ci si rende conto che determinate misure rappresentano uno strumento, un vero e proprio arbitro, in questo caso del prefetto, che appunto non consente, limita effettivamente la libertà, dei principi sostanziali fondamentali del nostro ordinamento, tra cui la stessa libera iniziativa economica e la stessa stesso diritto di proprietà. Grazie per l'attenzione. Del presidente.